Ciao a tutti, bentornati. Oggi scartiamo insieme un pacchettino che mi è appena arrivato da Sephora. So che amate questa tipologia di video, so che vi piace sbirciare e vedere un po' quello che acquisto e andiamo ad aprire un po' questo piccolo pacchettino. In realtà ho sfruttato, ho ricevuto un codice sconto del 25% che non so se sia stato, diciamo, personale oppure se lo scorso weekend valesse per chiunque, non lo so. Mi è arrivata una mail dove mi dicevano appunto che avevo diritto a un codice sconto personale e quindi ho approfittato. Vi faccio vedere quello che ho preso. Allora, ho preso un prodotto che volevo provare da diverso tempo e sto parlando della matita per sopracciglia di Benefit. Io ho preso la versione mini nella colorazione numero 4, quindi medio scura come colorazione. La matita è questa qui, il colore mi sembra essere giusto, tra l'altro mi piace molto la mina perché è tipo a triangolo che va praticamente a disegnare pelo pelo tutte le sopracciglia. Il colore mi sembra essere corretto. Vi metterò chiaramente tutti i link dei prodotti che ho acquistato, anche se vi interessa sapere il prezzo o altro. Quindi questa qui l'ho presa in versione mini perché volevo, diciamo, provarla, anche perché ho ancora un prodotto che utilizzo da un sacco di tempo ed è il pottino di Diego Dalla Palma, che ho da tanto tempo che continuo ad utilizzare, non si è ancora segnato, diciamo seccato, e quindi però volevo provare anche prodotti nuovi, tra cui questo qui, e quindi ho preso la mini size, anche perché non voglio accumulare prodotti, soprattutto di make up, che poi non posso utilizzare, non utilizzo. Altra cosa acquistata è un prodotto che mi serviva, visto che sto terminando i miei correttori. E ho acquistato questo correttore nuovo di Clinique. In realtà è uscito da pochissimo, è un correttore, dicono sia super coprente, che va a correggere le imperfezioni, antiocchiaie, e ha anche all'interno acido ialuronico che va anche a evitare che si vengano a creare quelle crepe, quell'effetto diciamo contorno occhi con le rughe, proprio perché all'interno ha questi ingredienti un po' idratanti, diciamo così. Io ho preso la colorazione, ve lo dico subito, la colorazione CN28 Ivory, in realtà era tra le più chiare. Io preferisco sempre acquistare colorazioni un po' più chiare dei correttori, proprio perché voglio illuminare un po' la zona, e quindi insomma ho preso questo qui, ero molto molto curiosa. Poi altra cosa acquistata è un fondotinta, e ho preso questo qui della Urban Decay, lo Stay Naked. In realtà l'avevo visto pubblicizzato un sacco quest'estate ed ero molto curiosa di provarlo, ed è questo qui. Tra l'altro pensavo fosse tutto in vetro, invece è plastica. Questa cosa, diciamo, da una parte va bene perché evito che si possa, diciamo, rompere anche portandolo avanti e dietro, anche nei vari beauty, quindi è abbastanza comodo, peccato per la plastica, insomma. Allora, il colore che ho preso io temo sia un po' chiaro. In realtà avevo letto che questo fondotinta facesse delle colorazioni molto chiare, cioè rispetto a quello che fanno vedere appunto sul sito di Sephora, le colorazioni in realtà rispetto a quello che si vede sono molto più chiare. In effetti ho preso la colorazione 11NN, che dovrebbe essere la colorazione neutral. Io sono, diciamo, tendenzialmente la mia carnagione è neutra, non è né troppo gialla né troppo rosata, è una via di mezzo, e quindi prendo sempre i colori diciamo più neutri, e ho preso questa qui che secondo me è un po' chiara. Io volevo vederla con voi. Ho scelto questo fondotinta tra i diversi fondotinta che volevo provare, che erano un po' quelli che bramavo. C'era anche quello di Estée Lauder, che è uno di quelli che comprerò, infatti mi sembra molto chiara. Eccolo, avrei dovuto ascoltare i consigli che avevo letto, tutte le recensioni che avevo letto, perché in effetti è un po' chiara. In realtà non mi è mai capitato di sbagliare, questa è la prima volta che canno colore dei fondotinta, cavolo. Mi toccherà scaldarlo con una terra o con un altro fondotinta più scuro per, diciamo, arrivare alla mia carnagione, al mio colore. Dicevo, ho scelto questo, mi dispiace un sacco però, ho scelto questo colore perché, o questo fondotinta, perché cercavo un fondotinta leggero ma che allo stesso tempo avesse una copertura media, alta, ma che avesse un finish molto 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 leggero. Infatti promette appunto quella tipologia di effetto lì, quindi coprente ma allo stesso tempo molto molto leggero. Infatti la consistenza mi sembra più leggera rispetto agli altri fondotinta, ad esempio anche rispetto al fondotinta di Dior,
Dior, questo mi sembra proprio la crema molto più leggera e idratante, quindi ciò significa scusate, che non avrò quell'effetto maschera sul viso, il che non mi dispiace soltanto per la colorazione, è pur vero che il viso è leggermente più chiaro, però andando a scaldare con terre e un altro fondotinta, con un goccio di fondotinta un po' più scuro, forse riesco a sfruttarlo, anche perché non costa poco, siamo sui 40 euro, quindi lo devo assolutamente utilizzare. Se dovessi riacquistarlo, ricomprerei probabilmente la colorazione un po' più scura. Intanto però vedremo come si comporta col tempo. Chi mi segue da tempo sa quale prodotto inserisco in ogni ordine Sephora, quindi prodotto immancabile per ogni ordine è un rossetto NARS. Sapete il mio amore per i rossetti NARS, ho una wishlist di questi rossetti lunghissima, anche se alla fine prendo sempre colorazioni nude. Ho preso questa volta il colore Cool It nella versione satin, quindi una via di mezzo tra i cremosi e gli opachi, cioè alla fine quelli che io preferisco di più, anche se i cremosi di NARS mi piacciono comunque. Allora, la colorazione è questa qui, spero di aver preso una colorazione nella mia palette. C'è una punta di rosa, ma anche una punta di mattone all'interno, devo vederlo sulle labbra. Intravedo delle particelle luminose, questo forse significa che dona un effetto un po' più luminoso alle labbra, un po' più, non proprio più piatto, ecco. Non ho rossetti di questo tipo, quindi diciamo va bene, però sono felice comunque di poterlo mettere con tutti i miei rossetti NARS nella mia collezione, non so se si vede, forse qui, con tutti i miei rossetti NARS che sono lì sulla postazione, e quindi va benissimo. Altro prodotto acquistato, sempre prodotto labbra. Questa volta è un prodotto di Yves Saint Laurent. Non ho mai provato prodotti labbra di Yves Saint Laurent ed è questo rossetto liquido, credo, liquido o gloss labbra, tra l'altro il packaging è bellissimo. Questo tra l'altro l'ho preso in sconto al 40%, quindi l'ho preso prevalentemente per quello. Ok, il colore è perfetto per me, infatti è un malva abbastanza intenso, abbastanza scuro, molto molto bello, devo solo capire se è opaco oppure se resta comunque un gloss sulle labbra. La colorazione è molto bella, da quello che ho letto anche nelle recensioni, nella specifica del prodotto, dovrebbe essere un gloss. Sono curiosa di provare i rossetti labbra di Yves Saint Laurent perché non li ho mai provati e ne parleremo in seguito, vedremo un pochettino. Cosa bella di questo ordine, acquistando un prodotto di Yves Saint Laurent, davano un pacchetto omaggio, quindi sorpresa. Andiamola a vedere perché non l'ho ancora aperto, almeno dovrebbe essere così se non ho capito male. Ah. E all'interno troviamo due prodottini mini size. Allora, ed è il mascara di Yves Saint Laurent, il mascara volume effetto ciglia finte, dovrebbe essere. Stiamo collezionando un sacco di mascara ultimamente. E la sua matita per occhi nella colorazione nera. Dovrebbe essere una matita, una Kajal Waterproof Eye Pencil. Diciamo che matite nere sono sempre utili perché servono sempre. Carinissimi questi due prodottini, oltre che ho, diciamo, approfittando del 40%, ho anche ricevuto questi prodotti in omaggio, il che va benissimo. Nulla, questo era il mio piccolo ordine fatto da Sephora. Ho acquistato cose che in realtà mi servivano, tra cui il fondotinta e il correttore che mi sta terminando, anche perché ho terminato il correttore di Nabla, sto terminando l'altro correttore di Clinique e volevo provare, diciamo, come sapete io voglio sempre provare prodotti nuovi. Quest'inverno ho abbandonato il fondotinta di Dior e vediamo un po' questo qui di Naked, di Urban Decay, come si comporta. Mi dispiace da morire per il colore, però troveremo una soluzione, come sempre. Nulla, se questo video vi è piaciuto, se siete curiosi un po' di sapere come si comportano questi prodotti, scrivetemelo nei commenti e come sempre vi mando un bacio e ci vediamo presto. Ciao!